Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi videovlog e mattina sono le 6:30 e ho deciso di fare questo video perché anche molti di voi me l'hanno chiesto come mi organizzo durante la giornata, insomma, un vlog, una giornata tipo di una mamma lavoratrice. Comunque, adesso stiamo facendo Qua. colazione, vi faccio vedere. Allora, con il tè, il miele, i biscotti, la Susi, ciao amore, che ha bevuto appunto il suo lattone che è nascosto lì. E la patata, adesso si sta mangiando un biscottino, siamo un pochino in botta perché siamo ancora raffreddati. Mangia tu, amore, il biscottino, che la mamma ne ha tanti altri. E mentre bevo il tè e mi preparo, guardo gli ultimi video caricati su YouTube. Vi mando un bacione e ci vediamo Allora, dopo. la Susanna, abbiamo finito di fare colazione. Chiudiamo qua. Andiamo a controllare i cucciolini. I cucciolini sono lì belli tranquilli, vi faccio vedere. Guardate che muori. Mi vado a preparare, mi rendo un minimo Ecco a decente. voi i miei trucchi. Questi qui sono quelli che tengo in bagno perché prima di uscire, insomma, uso queste cose qui prima di uscire. Non è che mi sono lì a truccarmi. Allora, mi metto il lucidalabbra, mi metto il collettore, uso questo qui per le sopracciglia, come anche chiamati tocchi, e fisso le sopracciglia con questo qui gel della Estée. Questi sono i miei trucchi che uso tutte le mattine. Sono in mega ritardo, come sempre. Almeno la macchina è già aperta, me l'ha aperta Fede prima. Oh, sempre di corsa. Ecco, mi hanno impigliata la borsa. Stai sicuro che si va sempre di corsa. Ok, poi la usa anche Federico, quindi mi mette il sedile dietro, nei posti dietro. E luci, che ore sono? Le 8:13, oh mamma, sempre di corsa. Allora, voi vi svegliate sempre tardi, andate sempre di corsa? Io non mi sveglio tardi. Però dopo sono talmente tante le cose che devi fare, anche gli imprevisti, che devo andare ad aprire il cancello perché il cancello elettronico si è rotto. Allora, devo andare a chiudere il cancello perché appunto si è rotto. Ecco fatto, cintura. Mettiamo un po' di musica. Ok, e possiamo andare. Ok, allora mi tenete compagnia mentre vado al lavoro. Ricapitolando, la giornata di una mamma lavoratrice fino adesso. Mi sono alzata alle 7:30. 6:30, Giustamente passano io tutti lì stavo adesso. dicendo 7:30, ma alle Mi sono 6:30 mi alzata alle sono svegliata. 7:30 insieme a Federico, il papà della Susanna. E io ho preparato la Susanna, gli ho cambiato il pannolino, l'ho vestita. E intanto Fede preparava la colazione per noi due, che consiste appunto nel tè. Poi, cosa è successo? Dopo aver preparato il tè, io e la Susanna e fatto uscire i cagnolini. Io e la Susanna siamo andate in cucina, l'ho messa seduta sul seggiolone e ho preparato appunto il suo latte, tra cui io metto 250 ml di latte liquido, più la crema di farro, la crema di avena, di miglio, insomma quella che alterno, quella che ho al momento. Cade tutto qui. E poi cos'altro? Gli do il latte. Dopo che lei ha finito di bere il latte col biberon, perché glielo do ancora io il latte col biberon, e gli allungo un biscottino, lei mentre si ciuccia il biscottino io faccio colazione in pace. Poi sparecchio e lavo appunto le cose della colazione.
Andiamo, metto la Susanna in camera sua a fare i giochi, che ci sta tranquilla, gli piace tantissimo. Io nel frattempo mi vesto, mi preparo, mi rendo un attimino decente. Devo trovare una cosa per il telefonino perché mi scivola da tutte le parti. E dopo fatto ciò faccio riuscire i cagnolini. Chiudo casa a chiave, ma non abbasso il tapparelle perché intanto su ci sta mia suocera con altri due cani grossi. Quindi insomma, cani da guardia ne abbiamo a più che sufficienza. E Federico esce, salutiamo la Susanna, Fede esce e appunto esco anch'io. Ok? Ho buttato la spazzatura e si riparte. Ok, non c'è nessuno? No, andiamo. Oggi comunque una bella giornata di sole. Si sta bene. Cioè, ci sta bene, ci sono 2 gradi, però comunque è sole. E oggi è ancora più incasinata perché ci sono dei giorni in cui devo fare solo il mattino, 2 ore, 3 ore al mattino. E ci sono dei giorni, tipo come oggi, che devo andare a scuola al mattino e tornare a casa, preparare il pranzo e ritornare al pomeriggio. Quindi bisogna fare veramente una corsa. E per fortuna che abito vicino alla scuola, perché sennò davvero sarebbe totalmente un macello fare avanti e indietro. Avrei preferito che mi dassero i turni, cioè i turni, gli orari uniti, cioè dovessi andare solamente al mattino o solamente al pomeriggio e non fare l'orario spezzato, perché è una gran menata fare l'orario spezzato. Però sapete cos'è? Che siamo in tempi di crisi. È già una fortuna trovare da lavorare e insomma ci si accontenta. Ci si accontenta perché il mio contratto è un contratto insomma che fa abbastanza schifo. Contratto neanche un contratto a progetto. Come ancora sotto ti pagano lo stesso i contributi, però malattia non le hai. Ferie, sì, ferie, cosa sono le ferie? E se lavori bene, se non lavori non ti pagano. E quindi insomma. E fanno dei contratti veramente di cacca e una famiglia o una persona che vuole mettere su famiglia con questi contratti non può fare niente, non può fare mutui, non può fare assolutamente niente, è vincolata e è vincolata in tutto. Quindi veramente, veramente un grandissimo schifo. Va bene, dopo questo sfogo, vi spengo, accendo la musica e ci sentiamo dopo. Ciao, finalmente. È finita, sono le 10:30. Sto andando alla macchina per andare a casa, preparare da mangiare. Poi la metto a letto e devo ritornare alle 2 qui a lavorare. Eccoci qua. Oh, in macchina. Che freddo, però. Fa proprio freddino. Finalmente sono arrivata a casa. Fuori, su, fuori, 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 fuori. Patatini, vanno a fare la pisciatina. Voilà, finalmente casetta. Ho una testa allucinante. Prepariamo la pappa. La Susi è lì. Susi, vieni, fatti vedere, Allora, tata. sono le 11 qualcosa e ho deciso di preparare la pasta al pomodoro. Uso questa qui da Viverde Coop e mentre preparo con la pappa guardo i video su YouTube. Così mi tengono compagnia. Intanto la Susanna è qua che fa i giochi. Ciao amore! Cosa fai? Ciucci la sciarpina della mamma? Sì, tata! Tanto lei fa i giochi. Anzi, chiamiamo anche i cagnolini. Adesso Allora, chiamo anche sono appena i cagnolini. tornata a casa dal lavorare e adesso mi pappo una coppa Malù. Questa qui, cioè non Malù, Marmorette, che non ho mai assaggiata, non vedo l'ora, ho famissima. Sono tornata a casa che sono le 4, no, ho finito di lavorare alle 4, sono le 4 e mezza. Ho preso la bambina, mia suocera aveva già dato la merenda, lo yogurt. E gli ha cambiato il pannolino. Io l'ho preso, gli ho dato un bacino e l'ho messa subito nel lettino suo. Adesso sta dormendo. Adesso appunto mi rilasso guardando appunto qualche video su YouTube. Ti ecco qui. E poi preparo la cena. Non so ancora cosa preparerò, però vediamo. Mi rilassata.
con appunto il budino. Sono venuta in cucina e sto preparando la cena. Cosa preparo di buono? Allora, ho messo a sobbollire un po' di verdure, zucchine, broccoli, carota, una cipolla. Le sto facendo sobbollire un pochino. E poi ho preparato questo miscuglio con uova, un filo di olio, non un filo di olio, scusate, uova, un po' di latte di soia e ci ho buttato dentro queste mozzarelline, le ricottine fresche della Vallelata. Sto scongelando appunto questo pane qui che è nuovo che dobbiamo provare, così voglio fare stasera un piatto unico, nutriente e veloce. E poi mischio tutto, metto qua dentro e in forno, così viene una bella frittatona, insomma. Frittatina è venuta così, molto buona, proprio piatto unico e sano e genuino. Naturalmente la birra e poi queste focaccelle che ho trovato alla Coop. Io ci ho messo un filo di olio, un po' di parmigiano reggiano e le ho messe in forno a grigliare. Poi la rubra, la birra, dov'è la rubra, Fide? Falla vedere, la Ecco, deve nascondi? essere buonissima, però Rubra? magari Cos'è? un po' spessina, ma è un po' meno, eh? Un po' E vabbè, è meno. sostanziosa, eh. Certo. Mangi, stai zitto, va. Buono. E anche per la Susi che l'ho tagliuzzata. E va bene, ragazze, noi adesso ceniamo. E Tata, guarda che scotta, eh. Piano con la manina. E ci vediamo Amo. dopo. Bagno. E la Susi sta facendo il bagnetto. Amore, fai bagnetto? Con le sue papperelle. E uso, adesso sto usando questo qui. Dei provenzali ultra delicato, questo qui bio, questo, e uso questa spugnetta qui, fatta così, molto 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 morbida. Adesso si sta facendo i giochi con i suoi orsacchiotti. Io mi sto rilassando un secondo mentre Fede è di là in cucina che sta lavando i piatti, quindi comunque Fede mi dà una grande mano nella gestione della famiglia e nella gestione anche della bambina. Ok, dai, adesso lavo la Susi e Susi ci sta vediamo dopo. ascoltando le musiche dello Zecchino d'Oro. E Tata? Arriva un'altra canzone adesso, balli? Sì? Sono veramente stanca. La Susanna è di là che sta ancora ballando con le mosse dello Zecchino. Io sono venuta in cucina e prepariamo il latte. E io uso questo qui. Finalmente la giornata è quasi finita, sono le 9. E la pulce va a letto, che bello, sono proprio contenta. Quando arriva la sera è sempre bello perché lei va a letto e io mi posso rilassare. Ecco qui, sul pentolino. Fatto. Se rimane acceso, non ce la facciamo. Io sono, come potete vedere, in vestaglia. Poi stasera va di crema di farro questa. Vado a occhio. Ecco fatto, e adesso aspettiamo che il latte si scaldi. Gli do il biberon e poi a nanna. La Susanna l'ho messa a letto. Buonanotte, amore. Fai la nanna, sogni d'oro. Ciao, tata. La Susi è andata a letto e io sistemo un po' il canale, guardo le mail e carico qualche foto su Instagram. Vedi di là che sta preparando la tisana e quindi va bene. Allora, Susanna è a letto e noi ci stiamo bevendo una camomilla, giusto? Hai fatto la camomilla. Una camomilla e i biscotti e la camomilla è questa qui. E appunto ci rilassiamo con questa. Che ore sono? Le 22 qualcosa? Sono 21:37 e io non sto bene. le 21:37. Il mio cucciolino amoroso non sta bene, tutto raffreddato anche lui. Il videovlog finisce qui.
Vi mando un grandissimo bacio e buonanotte a tutte e a tutti. Ciao!